3-1 all'Udinese. Ma chi l'avrebbe pensato al Comunale di Firenze al 20° del primo tempo? Dopo aver avuto paura, cioè, per questo splendido gol di Crisciamanni, la Fiorentina, invece di sfasciarsi, si è ritrovata ed ha ritrovato Antognoni, finendo col travolgere l'Udinese di De Sisti. L'Udinese senza Edinho, ma ugualmente ben disposto al gioco e alla determinazione. Bene l'arbitro Pairetto, che ha spento ogni accenno alla cattiveria. La Fiorentina ha avuto il grande merito di non lasciarsi dunque abbattere e coinvolgere dalle polemiche e dalle contestazioni latenti, sotto la spinta rigorosa di Passarella e in particolare, come abbiamo detto, di Antognoni, finito in crescendo. I viola hanno costretto i bianconeri alla difesa controllando i tentativi di contropiede. Sono andati in pareggio al 38esimo proprio su preciso suggerimento di Antognoni su punizione, testa di Pin implacabile. Poi con Barbadio, l'Udinese, ha sfiorato il vantaggio sulla fine del tempo. È arrivato quindi il dilagante gioco dei viola nel secondo tempo sotto l'efficacia e a tratti impressionante mole di gioco di Antognoni, di Passarella, Massaro e dello stesso vecchietto, così l'ho definito a Groppi, Oriani. L'Udinese è parsa fragile e nervosa, De Sisti dovrà lavorare molto. Ecco i gol, Passarella su punizione. E a 7 minuti dalla fine, Passarella sul rigore. Ma che fatica! 3-1 dunque.